come la pongono loro. 250.000 persone sono più della Fiat, eh? Più della Fiat. La prima cosa che mi colpisce, avendo sentito tutti gli interventi di prima, è che nessuno ha mai usato la parola Italia. Anche loro hanno detto questo paese. C'è un enorme pudore ad affrontare il caso italiano, come se si trattasse di una cosa che riguarda gli altri. E ognuno, anche voi, no, Veltroni ha detto una volta questo nostro paese, vi ho seguito con molta attenzione. Allora io l'impressione che ho è che attualmente nella penisola abita una genia di persone che reputa di non avere un futuro. E non potendo avere un futuro utilizza tutto ciò che il passato gli ha dato come materiale da consumare. In fondo celebriamo i 150 anni dell'Unità d'Italia, non abbiamo fatto granché. 50 anni fa a Torino hanno fatto Torino 61, 100 anni fa hanno fatto qua a Roma l'altare della patria, un po' di ponti, dei grandi interventi. Non abbiamo più avuto il coraggio di affrontare la questione Italia, perché nessuno crede più al futuro Italia. Perché? Perché in fondo l'Italia è un paese fragile che ha ereditato la tradizione, i beni patrimoniali, l'eredità culturale e le pratiche di 7 grandi paesi preesistenti, che si sono sciolti in un unico paese nuovo, e questo paese nuovo non è mai riuscito ad assumere un'identità vera e propria. Allora, questo è il mondo nel quale non ci troviamo. Non è ancora nato da un certo questi punto di vista. Questi qua sono, in fondo, come dice anche il film questi di Martone, sono gli ultimi derivati, nato. Questi sono gli ultimi derivati di Giuseppe Verdi, di Leoncavallo, di Caruso, cioè di una serie di persone. Anche di Mazzini, per e anche di Mazzini, cioè di una serie di eroi della cultura mondiale che si sono articolati nella loro vita, nelle loro idee, nel XIX secolo. Cosa c'è rimasto? E questo è il tema che dovremmo affrontare. In fondo il caso Napoli, il caso Veneto, hanno dei punti in comune. Io non chiamerei il Veneto un disastro naturale, è un errore. Il Veneto è un disastro prevedibile. Quel signore dei polli piange perché ha perso i suoi polli, ma quel signore dei polli ha asfaltato metà del suo paese per metterci i polli. Quelli erano territori fragili, lui non è un proprietario oggettivo di quella terra, lui occupa una roba che una volta era della Repubblica Veneta. Finché era Repubblica Veneta, era il signor Conte a Villa, tutto che si teneva a posto, un ecosistema perfetto. Dobbiamo tener conto di una cosa interessante. L'Italia è il paese che ha il più alto tasso di antropizzazione. Bruttissima parola, se la usano i sociologi e gli urbanisti. Purtroppo tocca anche a me. L'antropizzazione è il fatto di aver trasformato il territorio con l'essere umano che c'è vissuto sopra. Noi siamo la parte più antropizzata del globo terrestre, con 2 o 3 pezzi di Cina. Abbiamo antropizzato il territorio e non siamo più in grado di gestirlo. Non siamo più in grado di gestire un'eredità che è folgorante. Questo è un paese, l'Italia, dove si è sempre fatto teatro, si è sempre fatto spettacolo, si è sempre discusso l'argomento. Non abbiamo mai affrontato il tema di fondo, che è un tema che ha affrontato un signore molto simpatico nel 1789, prima convenzione a Parigi, che era il Marchese di Condorcet, purtroppo gli hanno tagliato la testa nel 93, quando c'era il dibattito su di chi diventava il diritto di caccia una volta abolita la nobiltà. E il tema riguardava non solo il diritto di caccia, tutti i diritti della nobiltà, anche il diritto di buttare via i soldi. In fondo la nobiltà aveva il diritto di buttare via i soldi nei teatri. E la risposta fu il popolo sovrano e l'erede del principe. L'Italia, del motivo per il quale tutti dicono questo paese, ma è l'Italia, non ha mai assunto la volontà di dare al popolo sovrano l'eredità del principe. E quindi l'eredità non è gestibile, neanche gli artisti. Allora, Veltroni.